Si racconta di un libro scritto a quattro mani. Conoscendo il Poz, credo che le mani siano la sua una e magari il coproduttore, chiamiamolo così, no? Filippo Venturi. E come è nata questa idea? Perché clamoroso lo dice già di per sé, no? Il Poz, tutta una storia. Beh, guarda, in realtà c'è tantissima farina del suo sacco, anzi totalmente farina del suo sacco, perché lui è un grandissimo oratore, lui parla, affascinante, lo stai ad ascoltare, apre mille finestre, poi magari qualcuna non la richiude, però chiude sempre l'ultima, quindi al punto ci arriva sempre. E quindi è stata una cosa, per un appassionato di pallacanestro come me, veramente un grande onore e quindi una grandissima soddisfazione. Nasce abbastanza lontano, perché comunque abbiamo iniziato diversi anni fa e lui era a Zagabria ancora, e quindi insomma spizzichi e bocconi con i nostri tempi siamo riusciti a mettere insieme tutto, e la vita di questa persona, di questo campione straordinaria, e quindi libro e clamoroso. Sì, clamoroso proprio come lo è sempre stato. Peraltro lui in quest'ultimo periodo dice di aver raggiunto forse una certa maturità, parla spessissimo dei suoi giocatori come se fossero dei figli, forse perché il figlio che non è mai riuscito ad essere in mezzo alle righe, no? Beh, forse, dai, lui poi in questo libro racconta molto per filo e per segno il fatto di non essere mai riuscito a essere più che figlio, un giocatore allenato, nel senso che non ha mai riconosciuto una leadership concreta, se non alla fine da Sacchetti, quando appunto lo cambiava, e lui diceva finalmente capivo perché mi cambiavano. Quindi lui ha questa cosa per cui dice spesso che quasi nei time out non ascoltava l'allenatore, senza quasi. Quindi è una parte molto divertente, molto particolare, e esprime molto di Gianmarco Pozzecco giocatore. Gianmarco Pozzecco allenatore per me è stato realmente sorprendente, perché ha quasi questa psicologia motivazionale molto profonda, questo rapporto di cioè vuole stare bene con i suoi ragazzi, con i suoi giocatori, che appunto a tal punto che li chiama figli, e quindi questa cosa poi porta a dei risultati, l'abbiamo visto concretamente, no? E abbiamo imparato ad apprezzarlo soprattutto come uomo, perché poi alla fine noi che lo sentiamo, diciamo, settimanalmente, abbiamo vissuto insieme a lui i momenti di grande felicità, ma anche quelli di come posso dire, non di abbattimento. Però lui, per esempio, in questo lockdown abbiamo scoperto al 100% che è un ipocondriaco al 1000. Beh, un ipocondriaco, però è anche uno che ha bisogno di stare bene con le persone, e non dico fa di tutto per stare bene, perché è una cosa che è quasi, non dico un talento, ma proprio una sua caratteristica, no? E c'è una frase nel libro che mi ha profondamente colpito, che è: quando sto male non ho bisogno di nessuno, e quando sto da Dio che devo condividere. Quindi questo la dice lunga sul suo essere così bisognoso di avere intorno a sé un benessere, una convivialità, un stare bene con le persone, che è contagioso, no? Quindi lui è il primo a dare, e questa cosa qui credo che sia vincente. Hai idea del sequel? Perché poi alla fine diciamo che lo hai raccontato per quello che è stato fino a domani. In realtà c'è una parte bellissima, questo suo amore profondo per la Sardegna e per Sassari, quindi per adesso siamo arrivati a pari. Poi, siccome gli auguriamo tutti una carriera veramente molto, molto vincente, molto lunga da allenatore, ci sarà, perché è talmente tanto da dire che io poi lo ascolto e da piccolo amanuense riporto nero su bianco. Grazie. Grazie a voi.